Semifinale del torneo Young Boys, torneo che si gioca sul campo del centro sportivo Agora Fitness, eh, finestra di Latina, parte forte FG Giorgione contro Cermatica, una partita praticamente a senso unico dove Cermatica paga le tante assenze, il gol in apertura subito di Alessia Aguilani su Assis di Pernasilici porta avanti FC Giorgione, eh, 1-0 il risultato con il gol di Alessia Aguilani, mattatore di questa semifinale, insiste poi FG Giorgione eh, Adriano Pagano. Eh, su, dopo che ci ha tenuto dentro questa palla a mettere al centro ancora per Alessio Aquilani che davanti a Bilali controlla e spedisce la palla in fondo al sacco doppietta per Aquilani FC Giorgione va in fuga nel primo tempo e ancora lui, Alessio Aquilani di testa, tutto facile davanti a Bilali, non sbaglia, 3 0 partita praticamente in archivio Cermatica che non riesce a reagire sotto i colpi di un FC Giorgione che spinge ancora sull'acceleratore con il solito Aquilani stavolta Bilali è bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Siamo nel secondo tempo, ma il risultato non cambia. Ci prova prima Calvani con questo diagonale troppo stretto, non centra lo specchio della porta a difesa da Bilali, poi in contropiede giustamente con Cermatica, tutta riversata in avanti, entra in scena per Nasilici, Primo gol su assist di Calvani, 4-0 e partita finita. A questo punto arriva una breve reazione di Cermatica con Rigon che tira dalla distanza e si fa vedere Chinchio, adesso è Vernillo a giostrare dalla distanza e impegnare ancora una volta il portiere della Rapido Latina Calcio 5 di Serie A2 ma la partita è chiusa e si chiude con una perla balistica ancora una volta Valerio Pernasilici un gran gol che chiude la partita tra FC Giorgione e Cermatica sul 5-0 non c'è più tempo infatti